Buongiorno ragazze, eccoci in un nuovo video Cosa mangio in un giorno? What I eat in a day. Allora, oggi per colazione voglio preparare una bella torta al cioccolato, anzi al cacao, perché la cioccolata non c'è, c'è il cacao. Allora, questi sono gli ingredienti: vabbè, lievito istantaneo, la farina 2, perché questa è in dispensa, sarebbe proprio quella per dolci, però va bene qualsiasi tipo di farina, insomma, quello che avete. Poi il cacao, poi invece dello zucchero io metterò la truvia, ma potete aggiungere anche lo zucchero, ecco. Anche perché è un po' poco, ora vedo se trovo dello zucchero in casa, non vorrei che diventa troppo amaro perché il cacao è amaro, a me piacciono i sapori amari, quindi ecco, se non vi piacciono i sapori troppo dolci mettetene poco, altrimenti abbondate perché il cacao è amaro. E poi qui ci sono le uova, il latte, il lievito e poi anche un po' di olio di semi di girasole. Vabbè, iniziamo. Iniziamo prima con gli ingredienti liquidi, quindi con il latte, ho utilizzato latte scremato, 200 ml di latte. Poi metterò un filo di olio di semi di girasole. Infine le uova, due uova. Ora mescoliamo quindi gli ingredienti liquidi. Appena si è amalgamato il tutto, aggiungeremo gli ingredienti secchi tipo la farina. Ora aggiungiamo 200 g di farina di tipo 2, io ho utilizzato perché è l'unica che avevo. Voi potete utilizzare qualsiasi tipo di farina, insomma, quella che vi piace di più. Poi una bustina di lievito istantaneo per dolci, poi zucchero o truvia, stevia, insomma, quel che volete. Finire il cacao. Di cacao ne ho messo tipo 50 g. Poi per renderlo più dolce, a parte lo zucchero, la stevia, io aggiungerò anche delle gocce di cioccolato fondente, così sarà veramente una torta al cioccolato, ecco. Così danno un sapore più dolce e poi danno un sapore più di cioccolato e quindi sarà veramente una torta al cioccolato. Poi sono tutte scuse perché volevo anche le gocce di cioccolato all'interno della torta. Ecco qui, gocce di cioccolato. E ora metto l'impasto nella teglia con la carta forno e poi cuocio in forno per circa mezz'ora a 160-180 gradi. Ecco qui ragazze, la torta al cioccolato è pronta, l'ho guarnita con delle fragole perché a me piace un sacco l'accoppiata fragole e cioccolato. Tutta la cucina odora di cioccolata, wow, non vedo l'ora di mangiarla. Ragazze, la fettona della mia torta al cioccolato. E qui c'è la mia tazza di tè, per la precisione questo tè è il mio solito, il mio preferito dell'ultimo periodo, più che un tè è una tisana, e questa qui della Sogni d'Oro, sempre quella, perché è buonissima, sembra cioccolata calda, una tisana al cacao, nocciola con scorza d'arancia, buonissima, buona colazione a me. Per pranzo voglio preparare una pasta fresca, buona, salutare e sfiziosa. Il primo ingrediente sarà questo, il salmone affumicato. Io ho questo scozzese, ma potete utilizzare ovviamente qualsiasi tipo di salmone, anche quello fresco. Tre zucchine, Philadelphia. Come pasta oggi utilizzerò queste qui, che sono delle penne integrali rigate. Allora, inizio la ricetta tagliando a pezzettini piccolissimi la cipolla dorata. E poi invece per le zucchine le taglierò in questo modo, con questo attrezzo qui, per farle sottili sottili, tipo a listarelle però molto sottili, per cambiare, per non fare i classici e soliti quadratini che faccio sempre. Cuocio le cipolle con le zucchine, che sembrano tantissime perché le ho tagliate piccole, e aggiungerò olio, sale, pepe e qualche altra spezia che vi farò sapere fra poco. Mentre mescolo un po' le zucchine e le cipolle, alla fine ho aggiunto l'erba cipollina, avete visto? Butterò anche la pasta, le pennette integrali, così faccio molto più velocemente. Ta-da! La pasta è pronta e ora aggiungerò, a parte un po' di limone e salsa di soia, ma il tocco finale che renderà il tutto ancora più gustoso e cremoso è la Philadelphia. Ho aggiunto questo pezzettino di Philadelphia e poi mescolo il tutto, così viene super cremosa e super buona. Buon appetito! Per merenda un'altra fetta di torta al cioccolato buonissima. Poi David mi ha preparato questa coppa di yogurt con le fragole. Quindi oggi questa sarà la mia merenda.
Per cena voglio fare una cena molto leggera perché comunque tra colazione e merenda praticamente abbiamo finito tutta la torta al cioccolato. Ho tagliato a bocconcini il petto di pollo, ho messo l'olio extravergine di oliva ovviamente, sale e pepe, ma l'ingrediente diverso dai soliti è questo, cioè il miele. Lascio in ammollo comunque a macerare questo composto per almeno mezz'ora. Ho messo i grigli di noce un po' tritati grossolanamente e ora cuocio il tutto. A fine cottura ho aggiunto anche un po' di salsa di soia. Pollo con noci, miele, salsa di soia, l'ho assaggiato ed è veramente buonissimo. E in più ho fatto delle bruschettine con il pan carré integrale perché avevo solo quello in dispensa, pomodorini, sale e olio. E questa è la nostra cena. Buon appetito! Spero che questo video vi sia piaciuto. E nulla, il video finisce qui. Io vi mando un bacio grande. Ciao!